Affronteremo l'argomento dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile e i punti sono 17, sono obiettivi che l'ONU si mette davanti, no? Da affrontare. Non arriva la presentazione? La faccio io allora. Ma se vuoi te la metto io, perché dopo ci sono io. Non ci sono problemi, soltanto devo andare qui. Vuoi condividerlo te, se no lo faccio io. Fai te. Ok, 2 secondi. Ora vedrete i miei segni, un attimo, Bene, ci siamo. L'agenda ONU, possiamo andare alla seconda slide, è un piano di azione per le persone che vivono in questo pianeta e per la prosperità. È stata sottoscritta il 25 settembre del 2015 da 193 paesi delle Nazioni Unite, tra cui anche l'Italia, per condividere l'impegno a garantire un presente e un futuro migliore nel nostro pianeta e anche alle persone che ci abitano. Come dicevo, l'agenda definisce 17 punti che vedete qui nella slide da raggiungere entro il 2030. Questa agenda ha una grande novità in sé, cioè per la prima volta viene espresso un chiaro giudizio sull'insostenibilità dell'attuale modello di sviluppo, non soltanto sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale, superando così l'idea comune che la sostenibilità riguarda soltanto l'ambiente, e in questo modo integrando i diversi livelli di sviluppo. Iniziamo con il primo punto. Noi diciamo non abbiamo fatto nell'ordine esattamente, ma abbiamo scelto dei punti salienti per noi. Partiamo dal punto numero 6. Acqua pulita e servizi igienici sanitari. Sarà Alexandra Onorato a presentarli. Ecco, buonasera. Allora, l'acqua è vita e sappiamo bene che senza l'acqua gli esseri umani, gli animali e le piante non potrebbero vivere e che è indispensabile come l'aria e il cibo. Magari avete sentito parlare della cosiddetta regola del 3, che è le necessità primarie dell'uomo. Si può sopravvivere 3 minuti senza aria, 3 giorni senza acqua e 3 settimane senza cibo. Naturalmente è una esemplificazione, ma rende l'idea dell'importanza dell'acqua. In Italia ne abbiamo tanta e ci sembra di averla ovunque. Già solo osservando il nostro pianeta dallo spazio appare blu. In effetti gli astronauti l'hanno chiamato il pianeta blu. Dovrebbe essere chiamato pianeta azzurro invece di pianeta Terra. Perché, e si vede ben chiaro, il 71% della superficie terrestre è coperta di acqua e si tratta in gran parte da oceani. Più del 96% dell'acqua di tutto il pianeta è in realtà salata. Se osservate questo grafico con le barre, ci spiega dove c'è l'acqua terrestre. Ecco qua. E in questa barra a sinistra si vede nel dettaglio di che acqua si tratta. E il 96,5% dell'acqua è costituito dagli oceani, mentre solo il 2,5%, e lo vediamo qua nella superficie, è acqua potabile. E questo 2,5% è l'acqua che abbiamo a disposizione per la sopravvivenza.
In questa barra centrale si vede il 2,5 dell'acqua potabile. È quasi tutto rinchiuso nei ghiacciai e nei terreni. E solo l'1,2% qua su, minuscolo, è quello, è l'acqua alla quale noi andiamo a dare la parte dei bisogni della vita. E ora qua nella barra destra ci mostra questo 1,2 come suddiviso, come ripartito. La maggior parte di quest'acqua è rinchiusa nel permafrost. E un altro 20,9% si trova nei laghi. E i fiumi, qui, rivers, 0,49, sono i quali gli esseri umani attingono per soprattutto i fiumi per attingere all'acqua potabile. Ossia, stiamo parlando dello 0,49%, del 1,2%, del 2,5% totale d'acqua globale, ossia si tratta di una quantità minuscola che abbiamo a disposizione per vivere. E al che uno si chiede dove consumiamo l'acqua, per cosa consumiamo l'acqua e quali sono i paesi che ne consumano di più. Allora qua a sinistra si nota che il 70% dell'acqua, quella che prendiamo soprattutto dai fiumi, viene usata per l'agricoltura, per irrigare i campi. Il 20% viene usata nell'industria e il 10% nell'uso domestico, che siamo noi che usiamo per la preparazione di alimenti, per le bevande, per l'igiene, fare la doccia, tirare lo sciacquone, lavare i piatti. In questo 10% di uso domestico è anche inclusa l'acqua che usiamo per spegnere gli incendi e anche per il giardinaggio. E vediamo nel mappa mondiale quali sono i paesi che più consumano acqua. Sono gli Stati Uniti, questa è l'Alaska, il Messico, la Russia, la Cina, Pakistan, India, Bangladesh, Thailandia, Indonesia. E si è fatto il calcolo che nel 2030 il 47% della popolazione mondiale vivrà con problemi di scarsità d'acqua e che i consumi d'acqua aumenteranno per il 2025. I paesi in via di sviluppo consumeranno più 50%, e questo è anche logico perché oggigiorno ne consumano relativamente poco, ma anche i paesi industrializzati consumeranno di più e consumeranno un più 18%. L'Europa invece noi, scusate che qui avevo fatto un piccolo. Sì, eccoci. Ecco, l'Europa, qui vediamo una mappa che illustra in l'acqua potabile pro capite consumata in Europa. I dati sono stati forniti nel 2012. E vediamo i colori che sono stati usati dal turchese per chi consuma meno, fino al blu intenso per chi consuma di più. In questa classifica si vede che blu intenso è la Finlandia, stranamente, e l'Estonia, mentre l'Italia, eccola qua, è colorata in un blu più chiaro e si trova in questa fascia tra 778 metri cubi d'acqua potabile pro capite fino a 1010, insieme al Portogallo, insieme alla Grecia, insieme alla Bulgaria. E poi notiamo anche che paesi, per esempio, come il Regno Unito e l'Irlanda, hanno un colore chiaro, si trovano in questa fascia meno di 300 metri cubi d'acqua potabile all'anno. E questo si spiega perché, essendo molto piovosi, non hanno tanto bisogno di irrigare i campi. No? Come abbiamo visto nell'altra slide, una gran parte dell'acqua viene usata per l'irrigazione dei campi. E anche qui vediamo qualche dato.
785 milioni di persone sono senza servizi base di acqua potabile. Siete pensate che nel mondo siamo 8 miliardi di persone, quasi il 10% degli abitanti non hanno servizi base di acqua potabile. Poi, 2 persone su 5 nel mondo non hanno a casa una struttura per lavarsi le mani, acqua e sapone. Una struttura sanitaria su 4 in tutto il mondo non dispone di servizi base di acqua potabile. Se parliamo di ospedali, eh? Entro il 2020 700 milioni di persone potrebbero essere sfollate a causa di un'enorme scarsità d'acqua. Esatto, è molto importante perché se pensiamo ora, per esempio, alla guerra di Ucraina, no? Che ci sono già quasi 3 milioni di sfollati e qui si parla di 700 milioni di sfollati per scarsità d'acqua, è un grandissimo problema a livello mondiale. 2 miliardi, 2 miliardi di persone vivono in paesi con un alto stress idrico e 673 milioni di persone, che sarebbe il 9% della popolazione mondiale, praticano ancora la defecazione all'aperto, ossia non hanno accesso a servizi igienici come gabinetti o latrine, e la maggior parte di loro si trova nel sud dell'Asia. E dunque garantire la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e dei servizi igienici per tutti è il punto 6 dell'ONU. E questo è suddiviso in vari obiettivi da raggiungere entro il 2030. Ora siamo a metà percorso, abbiamo iniziato nel 2015. E allora il primo dice accesso universale ed equo all'acqua potabile. In Italia, come negli altri paesi europei e nordamericani, la maggior parte dei cittadini ritiene l'approvvigionamento idrico un fatto scontato, ma non è così altrove. La geografia e il clima comportano una grande disparità nell'elezione delle acque. Pensate che quasi un quarto della popolazione mondiale vive in paesi in cui si è al limite delle risorse idriche. Mia mamma, per esempio, che vive in Venezuela, Caracas, non stiamo parlando dell'Asia, non stiamo parlando dell'Africa, ha ogni giorno solo 2 ore. E a disposizione 2 ore d'acqua a disposizione e in queste 2 ore lei deve far tutto, la doccia, la lavatrice, lavare quello che c'è da lavare, riempire le pentole con l'acqua, eccetera. Perciò noi siamo veramente super fortunati. Un altro obiettivo è l'accesso ai servizi igienico-sanitari ed eliminare la defecazione all'aperto. Come abbiamo visto qualche slide fa, il 9% della popolazione mondiale pratica ancora questa defecazione all'aperto perché non ha gabinetti e non ha latrine. E questo è soprattutto in India, in Pakistan, Indonesia, Nigeria, ma anche in altri paesi. Non so se vi ricordate di un film che si chiamava Il Milionario, che vinse l'Oscar nel 2009. Era la storia di questo ragazzo cresciuto a New Delhi, in India, e che vince questo programma del milionario, che qui in Italia equivaleva a quello di Gerry Scotti. E lì mi impressionò tantissimo questa scena del bambino che proprio defecava come questo ragazzino nella slide. Un altro obiettivo entro il 2020-30 è migliorare la quantità dell'acqua eliminando le discariche, riducendo l'inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, aumentare il riciclaggio e il reimpiego. Allora, questo stabilimento che vedete nella slide ha causato l'inquinamento di un grande tratto di costa italiana. Le cosiddette spiagge bianche sono formate dagli scarichi di questa industria chimica e il sito, secondo l'UNEP, che sarebbe il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente,
È tra i 15 tratti costieri più inquinati del Mediterraneo a causa degli sversamenti di gesso, calcare e metalli pesanti come lo sono il mercurio, ossia qui ne abbiamo mercurio, arsenico, cromo e piombo. Vengono i brividi, o no? Un altro punto è aumentare l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili per affrontare la carenza idrica. Si tratta soprattutto di puntare sul risparmio dell'acqua, ossia sprecare meno in tutti i settori, ad iniziare da noi a casa. Ma anche nell'industria si potrebbe prevenire l'inquinamento riciclando e riutilizzando l'acqua che è stata impiegata. Nel settore agricolo si potrebbe irrigare i campi più consapevolmente, magari tramite la tecnica dello sgocciolamento. Si potrebbe anche Non ti si sente più. Alexandra? Unmuted. Adesso ti si sente. Qualcuno mi aveva unmuted. Ok, un attimo. Eccoci. Allora, se pensate alla crescita della popolazione e dunque anche alla crescita dei consumi d'acqua, e poi i cambiamenti climatici e gli sprechi causati dalla cattiva gestione dell'acqua, e tutto questo pone dei seri problemi da essere affrontati e risolti anche adesso, anche subito. E il prossimo punto, un obiettivo da raggiungere è questa cooperazione transfrontaliera. E questo è anche una cosa a cui non si pensa, tanto spesso. Per esempio, ho letto che la Cina e l'India hanno un fiume in comune. La Cina chiama questo fiume Yarlung Zango e in India viene chiamato Brahmaputra. E questo fiume sgorga dal Tibet e attraversa India e Bangladesh per 2.900 chilometri. Abbiamo visto quanto importanti siano i fiumi per attingere l'acqua per irrigare i campi, no? Il 70% dell'acqua viene usata per quello. Bene, allora immaginatevi se un paese gli venisse in mente di costruire una diga, come la vediamo qua, a monte, o di deviare un fiume. Sarebbe un grandissimo problema per la nazione a valle e, essendo un grandissimo problema, anche motivo di produrre. Perciò la cooperazione transfrontaliera, ossia non lasciare la nazione accanto senza acqua. Proteggere e risanare gli ecosistemi legati all'acqua, ovvero le montagne, le paludi, i fiumi, le falde acquifere e i laghi. E questa slide rende visibile che è tutto collegato, che questo circolo. E basta che una parte del ciclo sia inquinata o che una parte manchi, perché l'intero ecosistema non funzioni correttamente. E dunque serve cooperazione internazionale e serve sostenere le comunità locali. L'acqua è un bene irrinunciabile per la vita, è la base di tutte le forme di vita e dunque è indispensabile per la nostra sopravvivenza. E per sensibilizzare l'opinione pubblica, l'ONU ha stabilito il 22 marzo, Giornata Mondiale dell'Acqua. Sì, l'abbiamo celebrato poco fa. Un altro punto che ci interessava farvi notare, oltre all'acqua, è l'energia pulita e accessibile. Anche l'energia è importante, come lo è anche l'acqua, no?
E come il sole, l'energia fornisce luce, fornisce benessere e anche vita. E ne abbiamo bisogno praticamente in quasi tutti i settori, in casa, in ufficio, a scuola, ora, anche per il trasporto, ma anche nell'ambito della salute, dell'istruzione, dell'industrializzazione. E ora anche l'ONU ci fornisce qualche dato interessante e ci dice che 9 persone su 10 nel mondo hanno accesso all'elettricità. Sia qui siamo messi meglio che con l'acqua. Che in media il 2,3% dell'energia è stato necessario per creare $1 di produzione economica ogni anno. Che 840 milioni di persone vivono senza elettricità e che l'87% di questi 840 milioni vive in zone rurali. Un dato bello è che il 17,5% del consumo totale di energia proviene da energie rinnovabili. E poi un dato non tanto bello. 3 miliardi di persone dipendono da legno, carbone, carbonella o concime animali per cucinare e per scaldarsi. E dunque anche qui si pongono degli obiettivi da raggiungere entro il 2030. E il primo è l'accesso a servizi energetici che siano convenienti, affidabili e moderni. La produzione di energia è fondamentale per il raggiungimento di quasi tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile e anche per la lotta contro la povertà, perché l'energia promuove i progressi dell'ambito della salute, dell'istruzione, dell'approvvigionamento idrico anche, dell'industrializzazione e della lotta contro i cambiamenti climatici. Oggigiorno si produce praticamente l'80% dell'energia mondiale e viene prodotta da fonti non rinnovabili e queste sono le centrali termoelettriche, quelle che funzionano con combustibile, ossia può essere il petrolio, il carbone, il gas, ma anche alcune centrali funzionano con i rifiuti e queste centrali termoelettriche hanno un fortissimo impatto ambientale per via delle emissioni in aria e sono i principali responsabili della crisi climatica e di vari danni alla salute. A prescindere che il petrolio, il carbone, eccetera, sono sostanze organiche che si sono create nel corso delle ere geologiche e che non sono rinnovabili e finiranno prima o poi. Le altre sono le centrali nucleari che sono molto costose, non pulite e nemmeno rinnovabili. Non emettono CO2 nell'ambiente come lo fanno le centrali termoelettriche, ma le scorie radioattive che rimangono sono peggiori di qualsiasi altro rifiuto l'essere umano riesca a creare, perché per niente degradabili né riciclabili, sono pericolosissime e di questo si parla pochissimo, si parla sempre dell'energia nucleare, che quanto sia pulita e non si parla di tutto il rifiuto che noi dobbiamo sotterrare e nascondere. Dunque, uno degli obiettivi è puntare sull'energia ricavata da fonti rinnovabili, dal sole, dall'acqua, dal vento, ovvero fare centrali solari, eoliche, geotermiche, anche centrali idroelettriche. E queste fonti sarebbero sufficienti per soddisfare progressivamente i fabbisogni energetici dell'umanità, ma naturalmente è necessario renderli più convenienti, orientare in modo favorevole i mercati, sviluppare ulteriormente queste tecnologie e riqualificare l'intera infrastruttura energetica. E
E ovviamente ci vuole un po' di tempo e soldi. Altro obiettivo è naturalmente raddoppiare il miglioramento dell'efficienza energetica. L'ultima, con la quale concludo, è rafforzare la cooperazione internazionale per facilitare l'accesso alla tecnologia e alla ricerca di energia pulita, ovvero condividere queste informazioni, no? Ora con la pandemia abbiamo visto che la condivisione del vaccino non è stato tanto facile, invece dovremmo essere meno egoisti nel mondo e pensare più che siamo parte di un unico mondo e che se una cosa non va dall'altra parte del mondo, prima o poi arriverà anche da noi e ci affetterà. Grazie, passo la parola a Patrizia. Grazie Alessandra e adesso condivido. Aspetta, tolgo la condivisione. Attendere. Eccoci. Vuoi condividere? Dovresti poter condividere. Ok, siamo al punto 10, abbiamo pensato quindi, come vi avevo detto prima, abbiamo individuato dei punti che abbiamo trovato importanti come approfondimento. Siamo al punto 10 che riguarda l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze. Il termine disuguaglianza identifica le differenze dei livelli di benessere che derivano principalmente dalle disparità nel livello dei redditi, dei consumi, nell'accesso all'assistenza sanitaria, nell'istruzione, nella speranza di vita e nell'ambiente in cui si vive. Di solito nel dibattito pubblico si dà per scontato che la disuguaglianza sia soltanto di natura economica. Però il fenomeno è abbastanza complesso e possiamo identificare le mille facce della disuguaglianza. Io mi soffermerò su quella economica e sociale, che sono strettamente connesse, e per ultimo sulla disuguaglianza ambientale. Si sono fatti dei progressi significativi per sottrarre le persone alla povertà. I paesi meno sviluppati si impegnano per ridurre la povertà, però l'ineguaglianza persiste. Sappiamo tutti che la disparità di reddito tra i diversi paesi sembrerebbe ridotta, la disparità però all'interno di un medesimo paese è invece aumentata. Sappiamo anche che la crescita economica non è sufficiente per ridurre la povertà, se non si tratta di una crescita inclusiva e se non coinvolge i tre aspetti dello sviluppo sostenibile, l'aspetto economico, sociale e ambientale. Questo è l'Indice globale della fame 2021 per gravità. Questi dati sono contenuti nel rapporto della Fondazione CESVI, Cooperazione e Sviluppo, che lancia un vero e proprio allarme. Secondo l'Indice globale della fame 2021, in 47 paesi in particolare, la fame resta elevata e la possibilità di ridurla purtroppo è scarsa. In questo rapporto curato da questa fondazione per l'edizione italiana, la fame è stata classificata molto grave in 37 paesi. E in arancione vedete nella mappa, qui in Africa, i 9 paesi con i livelli più alti di fame. I fatti e le cifre che emergono sono davvero importanti. Ve ne cito due che mi colpiscono molto.
Abbiamo dati provenienti da paesi in via di sviluppo in cui mostrano che i bambini che fanno parte del 20% più povero della popolazione hanno una probabilità fino a 3 volte maggiore di morire prima di aver compiuto i 5 anni rispetto a bambini invece che vivono in famiglie adagiate e più benestanti. Ma anche se si è registrato un calo globale di mortalità infantile, nei paesi in via di sviluppo le donne delle aree rurali hanno una probabilità durante il parto fino a 3 volte maggiore di morire rispetto alle donne che vivono in città. Ma quali sono i traguardi che si prefigge l'ONU entro il 2030 a raggiungere progressivamente e sostenere la crescita del reddito del 40% della popolazione nello strato sociale più basso, ad un tasso superiore rispetto alla media nazionale, e in seguito potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere dall'età, il sesso, la disabilità, la razza, l'etnia, l'origine, la religione, lo stato economico o altro. E adesso affrontiamo la disuguaglianza sociale. Cosa si intende per disuguaglianza sociale? È una discriminazione che subisce un gruppo di persone, ma favorisce altre classi sociali. Si verifica sia in paesi sottosviluppati o non sviluppati, ma può verificarsi anche in paesi con alti livelli di sviluppo. E le cause possono essere mancanza di istruzione, migliori opportunità nel mercato del lavoro e anche un accesso difficile a beni culturali o servizi sanitari o istruzione di cui soffre la maggior parte della popolazione. Ma poiché tutto è collegato, non so cosa sia successo. Cosa è successo? Ecco, ma poiché tutto è collegato, la disuguaglianza sociale genera altri tipi di disuguaglianze, come ad esempio la disuguaglianza di genere. Le donne. Mi sentite? Sì, sentiamo benissimo. A un certo punto mi è sembrato che sia caduto il collegamento. Quindi dicevo, la disuguaglianza di genere, le donne e le comunità sessuali minoritarie sono generalmente soggette a pratiche discriminatorie nei posti di lavoro, ma anche in ambiente familiare, in ambiente sociale. E ciò li rende più vulnerabili alla discriminazione e alla violenza di genere. In questo senso la disuguaglianza di genere provoca una diminuzione delle opportunità, aumentando e rafforzando le disparità. E poi abbiamo la disuguaglianza etnica e culturale. Il trattamento diverso dovuto all'origine etnica di una persona provoca isolamento, emarginazione e discriminazione. Ma quali sono i traguardi dell'Agenda ONU 2030? Creare solidi sistemi di politiche a livello nazionale, regionale e internazionale, basati su strategie di sviluppo a favore di persone sensibili alle differenze di genere. Etnia. Accanto a tutto questo ci sono problemi inerenti alla disuguaglianza ambientale. Per disuguaglianza ambientale si intendono 3 concetti importanti, quelli della giustizia climatica, il debito ecologico e la giustizia intergenerazionale. Il concetto di giustizia climatica evidenzia il fatto che chi impatta di più sul cambiamento climatico dovrebbe sostenere di più i costi di mitigazione. Sappiamo che i paesi del nord sono quelli più ricchi, sono loro che hanno stili di vita più alti e provocano grandi emissioni di CO2, di gas ad effetto serra. Dovrebbero modificare i loro modelli di produzione e di consumo.
ed è così che assistiamo a un fenomeno gravissimo, quello dei profughi ambientali. Ne avete certamente sentito parlare, gli ecoprofughi. Sono spostamenti di masse che si muovono da un continente all'altro, intere popolazioni costrette a scappare dalle proprie terre per via delle cause ambientali o climatiche, come ad esempio fenomeni come la desertificazione, le grandi siccità, gli alluvioni, eccetera. Pensate che soltanto nel 2021 si è assistito alla migrazione di più di 32 milioni di persone costrette a scappare a causa dei disastri naturali. E la desertificazione, questo disastro così importante, e il degrado delle terre nelle terre aride, semiaride e subumide, secche. Questo è dovuto appunto ai cambiamenti climatici e anche alle attività umane, ma vediamo i numeri. Sui 7,7 miliardi di abitanti del pianeta, circa 3 miliardi vivono nelle zone aride. Purtroppo oltre il 75% del suolo globale è già in qualche parte, in qualche misura, degradato. Ogni anno vanno incontro a degradazione 4,18 milioni di chilometri quadrati, pensate, sono pari alla metà della superficie dell'Unione Europea, soprattutto in Asia e in Africa. E si pensa, gli studiosi appunto pensano che da qui al 2050 circa 700 milioni di persone potrebbero essere costretti ad abbandonare la loro terra natia a causa di questioni legate alla scarsità di risorse nel suolo. E il debito ecologico è un debito storico che ancora si sta accumulando tra paesi ricchi e paesi poveri. I paesi del nord sono debitori nei confronti di quelli del sud, ma non soltanto a causa delle crescenti emissioni di carbonio, cominciate 200 anni fa con la rivoluzione industriale, ma anche a causa della depredazione di risorse naturali che è avvenuta con il capitalismo e il colonialismo. E poi abbiamo la giustizia intergenerazionale, riguarda il presente e il futuro. Le attuali e future generazioni non avranno più la possibilità di godere della bellezza della natura, di prendere l'energia da questo nostro pianeta, la bellezza del paesaggio, la bellezza, la bontà dei frutti in molti luoghi del nostro pianeta, poiché l'inquinamento, il degrado ambientale, l'accumulazione dei rifiuti negli oceani, nei fiumi, nei mari, la scomparsa delle foreste ancestrali, la drammatica riduzione della biodiversità, tutto questo ha impoverito il pianeta in un modo irreversibile. Il nostro modello di sviluppo è insostenibile perché sta depauperando il pianeta e quindi riduce la possibilità alle nuove generazioni di vivere usufruendo delle risorse naturali esistenti in precedenza. Ma quali sono i traguardi? Entro il 2030 rinforzare la resilienza di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità ad eventi climatici estremi, le catastrofi, gli shock ambientali e tutto il disastro che purtroppo incombe nel nostro pianeta. Passo la parola a Rossano Ercolini per il prossimo punto, che è il numero 12, sul consumo e produzione responsabili. Continuo io con le slide. O lascio a voi la possibilità, allora tolgo la condivisione, e in questo modo potete condividere. Allora, buonasera. Dunque, io parlerò soprattutto della parte che conosco di più e che riguarda l'esercizio della responsabilità rispetto
ai consumi e in particolar modo ai cascami che derivano dai nostri consumi, che sono appunto chiamati in modo irresponsabile rifiuti e che invece gradualmente, risalendo la china della dignità e del rispetto del pianeta, dovremmo imparare a chiamare risorse riconoscendo a noi, genere umano, l'umiltà di capire come la natura non produce rifiuti, solo noi esseri umani siamo capaci con tutta la nostra intelligenza di rappresentare un problema per le future generazioni. Io tra l'altro torno proprio da ieri dal Brasile, quindi ho avuto modo di incontrare sia persone ricche sia ricche e potenti. Ero invitato dall'ambasciata italiana, ho avuto modo di incontrare l'azienda che gestisce rifiuti a Brasilia per un insieme di 13 milioni di persone con 2.900 tonnellate al giorno di rifiuto prodotto, di cui 86% va a finire in discarica, sia persone che vivono ai margini della dignità, ma che con coraggio la stanno, riconquistando. Sto parlando dei recicladores, dei cosiddetti, catadores, che, recuperando gli eccessi, del consumismo e dell'usa e getta, riescono ad estrarre da un lato risorse, materiali preziosi dalla carta, dalla plastica, dai metalli, dal vetro, e riescono ad estrarre anche dignità. In particolar modo a Brasilia, un piccolo contributo importante che mi ha reso, diciamo così, contento di essere italiano, perché l'ambasciata italiana ha adottato prima ambasciata al mondo, la strategia rifiuti zero, e quei pochi rifiuti che non vengono differenziati vengono consegnati non alla discarica, ma ad un impianto, possiamo chiamarlo un impianto di recicladores, che manualmente, ma piano piano si stanno anche meccanizzando attraverso l'utilizzo di nastri trasportatori, consentono di remunerare i lavoratori che sono numerosissimi. Ho parlato con la presidente che organizza decine di cooperative sociali per un totale di 1.000 catadores. Ecco, tutto questo da un lato fa emergere la irresponsabilità di chi produce per vanità, per ignoranza, per inconsapevolezza, forse anche per cattiveria, voglio estrarre, voglio utilizzare anche questa terminologia un po' infantile, però insomma ormai oggi tutti conosciamo quali sono i passaggi stretti attraverso i quali l'umanità deve crescere, e credo che sia insopportabile che ci siano persone che sprecano, che gettano via, e persone per fortuna che per necessità e per responsabilità, come i catadores, estraggono da questo comportamento sbagliato il necessario, di cui vivere. Nel sud del mondo, avremmo detto un tempo, ma gran parte della popolazione del Brasile vive con uno stipendio inferiore ai 200 euro, al mese. Quindi il problema dell'inclusione sociale è fondamentale per combattere quegli elementi discriminatori di cui parlava prima Patrizia Losciuto, delle diseguaglianze, delle tre diseguaglianze sociali, anzi economiche, sociali, ambientali. Ecco, dobbiamo saper leggere in controluce i messaggi positivi, come quelli dello spreco, dell'usa e getta, della produzione abnorme di rifiuti che vanno a finire in modalità di smaltimento molto pericolose per il futuro del nostro pianeta, ma dobbiamo leggere anche i fenomeni positivi, come quello dell'organizzazione dei catadores, che devono avere
la dignità riconosciuta dal potere pubblico di trasformare un'attività che viene chiamata informale come attività formale, cioè divenendo i gestori, per chi è romano, la locale ama, l'ente che organizza formalmente, istituzionalmente, che è deputata a raccogliere i rifiuti. Io ho avuto l'onore di conoscere Nora Padiglia, che ha trasformato il recicladores della città di Bogotà, oltre 4.000 recicladores ai margini della società, da un'attività informale di povere persone in un'attività legalmente riconosciuta dalla città. Ecco, io credo che questo passaggio sia un passaggio di responsabilità che riguarda i singoli, le singole persone, e che deve incoraggiare coloro che, come queste persone poverissime ma piene di dignità, si mettono in discussione e si mettono al servizio dell'insieme della società a partire dai nostri difetti, dai difetti della società ricca, e nello stesso tempo però hanno bisogno di trovare il potere pubblico che favorisca queste attività come motore di inclusione sociale, che è il vero problema e l'antidoto principale alla migrazione biblica delle popolazioni, che solo soddisfacendo nel migliore dei modi i propri bisogni essenziali possono aspirare ad un futuro dignitoso che parta proprio dalle loro radici. La responsabilità, per quanto ci riguarda, ne abbiamo parlato fin dal primo incontro di questo corso di formazione, di noi che abitiamo la parte più ricca del nostro pianeta, è quella di non mischiare i diversi flussi di scarti. Se io mischio la plastica, il vetro, i materiali cartacei con la frazione organica, allora e solo allora io avrò i rifiuti, perché pregiudicherò al 90% la possibilità di recuperare flussi omogenei, vetro come materia prima da riciclare, polimeri plastici quale materia prima da riciclare, materiali cellulosici come possibilità di riciclo, che sono quelli che più soffrono della contaminazione della frazione organica con il resto. Abbiamo proprio in Brasile fatto appello, in Brasile si produce il 52% del totale dei rifiuti è scarto organico, allora dobbiamo investire, il pubblico ha la responsabilità, il sistema pubblico, di investire nella raccolta differenziata in primo luogo della frazione organica, soprattutto perché abbiamo i terreni che si stanno degradando e desertificando, soprattutto perché bisogna fissare al suolo il carbonio che sotto una determinata soglia si trasforma in anidride carbonica che viene inevitabilmente rilasciata in atmosfera. Non solo, molti paesi al mondo, come diceva prima Alessandro Onorato, sono oggetto e soggetto di desertificazione e degrado dei suoli, ma anche l'80% circa della Puglia, il 70% della Sicilia, il 65% della Sardegna e il 40% dell'Emilia Romagna sono oggetto di desertificazione o comunque di processi avanzati di degrado. Quindi la frazione organica, gli scarti dei nostri cibi, il verde delle spalciature delle nostre siepi devono finire sotto forma di ammendante per bloccare il carbonio ai suoli e per rendere i nostri suoli sempre più fertili, anche in previsione del fatto che nel 2050 supereremo di gran lunga i 12 miliardi di popolazione, e la domanda che in modo macroscopico gli esperti si pongono: chi fornirà a tutta la popolazione le proteine necessarie? Quindi occorre che i suoli siano non degradati, ma che siano godano di buona salute, che godano di fertilità, perché altrimenti la sfida del futuro sarà difficilmente affrontabile. Certamente la responsabilità ci riguarda da vicino, perché prima di trasformare in ammendante noi bisogna evitare di sprecare il cibo,
attività come quelle promosse dall'amico preside della Facoltà Agraria del Dipartimento Agrario dell'Università di Bologna, Andrea Segre, che ha inventato il last minute market, che lotta e ha generalizzato, rendendo l'Italia una delle buone pratiche più importanti nel recupero del cibo sia dai ristoranti sia dai supermercati, è fondamentale, perché sia importante che l'organico diventi buon ammendante, ma prima di tutto è importante una responsabilità diffusa per cui non il cibo non si butta via. Il cibo deve essere condiviso fino all'ultimo, sia quello che sta per andare in scadenza dei supermercati, sia quello che è sui suoli, perché il problema vero dello spreco avviene non da parte del nostro cibo, ma avviene soprattutto nelle coltivazioni, sui campi, quando per una cultura del consumo idiota e assolutamente inadeguata a leggere i tempi che stiamo vivendo, non vengono raccolti quei frutti che esteticamente sono ammaccati. Pensate che più del 15% rimane incolto sui campi. Occorre fare degli accordi con le categorie, soprattutto degli agricoltori, per un uso B di questi frutti, di questi prodotti. Pensiamo alle confetture: un frutto, se non viene venduto come frutto, può essere utilizzato per fare marmellate, per fare confetture, per fare bevande, per estrarci il sidro, per estrarci altre essenze, che come nel caso dell'arancia non si butta via niente, perché tutto è preziosissimo, dalla buccia a quello che c'è sotto la buccia, fino al frutto, fino al succo che è contenuto negli spicchi. Quindi responsabilità, ma la responsabilità deve vedere anche coinvolta l'economia e le multinazionali, le compagnie, le aziende produttive del comparto produttivo commerciale devono essere coinvolte fino in fondo. L'abbiamo visto nei casi di successo di raccolta differenziata: i cittadini con le due mani evitano che il 90% dei rifiuti siano da considerarsi tali, ma vengono sottratti alla nozione di rifiuto e diventano flussi preziosi per l'economia, sia agricola ma anche manifatturiera, in quanto un paese come il nostro, poverissimo di materie prime, può e deve estrarle dal cassonetto, evitando di conferirle negli smaltimenti. Molti comuni, grazie anche al nostro lavoro che vogliamo che sia riconosciuto a partire dai soggetti pubblici e che diventi sempre più patrimonio di studio delle scuole che devono mettere la questione ambientale al centro, comuni che ormai raggiungono livelli altissimi di raccolta differenziata, oltre il 90%, ce ne sono alcune centinaia che superano il 90% di sottrazione dalla discarica e dagli smaltimenti. Ma a questo punto quel 10% che rimane, rifiuti zero, lo considera un errore di progettazione. Le capsule del caffè, le penne Bic, l'elenco della doppia sporca dozzina che noi abbiamo condiviso insieme a voi, devono essere riprogettati. Un messaggio importante, come mi è recentemente venuto dall'Università del Design di Calenzano, in provincia di Firenze, dove i professori con gli studenti designer, i futuri designer del futuro, si sono messi in rete per far parte di questa task force che riprogetti i prodotti a partire dagli imballaggi, che non diventino, specialmente in tempi brevi, rifiuto. Questo passaggio fondamentale, che coinvolge il disegno industriale e la responsabilità dei produttori, si chiama coinvolgimento della responsabilità estesa, appunto, del produttore. In altre parole, al 90% ci pensiamo noi a trasformare i rifiuti in risorse con la raccolta differenziata, con la riparazione e il riuso, ma per favore 10-12%, 15%, ciò che non è digeribile dai sistemi naturali che crea problemi ai sistemi naturali, occorre essere riprogettato. Il modello di responsabilità dell'imballaggio modello tipo è il cono gelato, l'abbiamo già detto, l'abbiamo già visto, è la cannuccia edibile, contenere il cibo per
che il cibo venga piacevolmente consumato, consumando però appunto l'imballaggio. Noi, proprio oggi, io vengo dalla fine della lezione all'interno del progetto Terra Maestra della parte che si occupa di imballaggi e merendine, abbiamo appena siglato, inviato una lettera ad un'importante azienda italiana, non voglio fare nomi perché non ci siano polemiche o telefonate alla fine di questo mio breve discorso. Abbiamo scritto all'importante azienda italiana che produce un famosissimo tè. Abbiamo visto che questo contenitore finisce spessissimo ai bordi delle strade, come diceva la canzone di Guccini, Dio è morto, e vogliamo che insieme ai bambini, che sono i più coinvolti, perché hanno un'aspettativa di vita molto maggiore di quella del sottoscritto, quindi il futuro è il loro futuro, l'ambiente è il loro ambiente, abbiamo scritto perché i bicchierini in plastica vengano sostituiti con altri materiali o comunque vengano venduti in altre modalità. Un esempio concreto di empowerment. Non possiamo più rimanere passivi. È quindi un suggerimento perché questo incontro abbia un follow-up, no? Proprio nello spirito della governance ispirata dai 17 punti dell'Agenda ONU 2030. E forse è un passo in avanti verso quel governo globale, quel governo mondiale di cui parlava Immanuel Kant. Proprio oggi a noi manca un governo globale, qualcosa che metta un po' tutti in riga quando c'è bisogno di gestire beni comuni. Come parlava prima benissimo Alessandra, se un paese realizza una diga nel proprio spazio di competenza, dicendo qui comando io, sono sovrano io e questa è casa mia, poi il paese vicino però risente pesantemente di decisioni che invece devono essere condivise. Quindi questo passaggio è molto importante dell'empowerment. Che cosa possiamo fare noi? Ecco, perché altrimenti non riusciamo a passare dalle parole ai fatti. Il mio suggerimento è di sfruttare a brevissimo la giornata mondiale della Terra, l'Earth Day, che ha già celebrato 50 anni, è diventata un'iniziativa ormai classica, sempre più seguita. Riversiamo all'interno della giornata ambientale, della giornata della Terra, la nostra voglia di empowerment e di trasformare i punti dell'agenda ONU in buone pratiche. È la sfida che siamo chiamati doverosamente a raccogliere. Spero che anche questo incontro favorisca iniziative, condividetele con noi, le commenteremo in una intera diretta che faremo appunto nel pomeriggio, per tutto il pomeriggio del 22 aprile. Grazie. Buonasera Buonasera a tutti. Tolgo il video perché sono in una situazione di linea molto instabile. Allora, il mio intervento si basa sull'obiettivo dell'Agenda ONU numero 13, ovvero adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze. Yolanda, se puoi chiudere l'audio, altrimenti c'è un eco. Sì, un attimo. Ok, prossima slide. L'obiettivo numero 13 invita gli Stati a integrare misure di protezione dell'ambiente nelle proprie politiche nazionali e si colloca come il principale forum intergovernativo, come diceva appunto prima Rossano, questo bisogno nazionale. E scusa Laura, ti sento malissimo. Mi dispiace, ho questa linea. Ok,
Magari io, se non mi rendo conto, interrompermi pure, se non. Se, ok. Quindi a integrazione di questi negoziati, dicevamo, l'obiettivo prevede un rafforzamento della resilienza verso le catastrofi naturali e ribadisce la promessa dei paesi più sviluppati di aiutare i paesi in via di sviluppo. Avanti. Il cambiamento climatico rappresenta una sfida centrale per lo sviluppo sostenibile. Questo tipo di sviluppo, ovvero sostenibile, è quello che consente alle generazioni presenti di soddisfare i propri bisogni, senza però compromettere la possibilità delle generazioni che verranno in futuro. Lo sviluppo sostenibile consente di soddisfare esigenze fondamentali di tutti e garantisce una buona qualità di vita nel mondo, oggi ma anche in futuro. Tiene conto in modo equilibrato di tre dimensioni, che sono la responsabilità ecologica, la solidarietà sociale e la capacità economica, e prende in considerazione la capacità di sopportazione degli ecosistemi globali. Avanti. Ma vediamo da cosa dipende il cambiamento climatico, in modo molto molto sintetico, ovviamente. Senza dubbio le attività umane sono la causa scatenante. Tra i fattori che contribuiscono ad alzare le temperature, ovvero al surriscaldamento globale, c'è l'effetto serra. Ci sono due grandi categorie di attività umane che causano l'effetto serra: la combustione e la produzione agroalimentare, collegata poi alla deforestazione perché converte le foreste in terreni coltivati e pascoli. L'allevamento ha un grande impatto per le emissioni di metano, che è un gas serra, specie l'allevamento intensivo dei bovini. Avanti. I mutamenti del sistema climatico globale, dovuti al riscaldamento dell'atmosfera terrestre, compromettono le nostre basi esistenziali. Ed il cambiamento dei cicli delle precipitazioni e delle temperature interessano ovviamente anche tutti gli ecosistemi, che siano boschi, superfici agricole, le regioni montane, gli oceani e di conseguenza anche le piante e gli animali. A livello mondiale le emissioni di anidride carbonica, CO2, sono aumentate di oltre il 50% tra il 1990 e il 2012. Possiamo sintetizzare dicendo che il riscaldamento globale è direttamente collegato con la desertificazione, lo scioglimento dei ghiacci e tutti i fenomeni meteo violenti, che a sua volta, come vedete anche qui in questo sintetico schema, sono causa di altri problemi a cascata. Avanti. Uno degli organi scientifici più autorevoli per lo studio sul clima è l'IPCC o IPCC, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico. È un organo dell'ONU composto da 195 paesi membri dove migliaia di scienziati esaminano numerosissimi articoli scientifici sul riscaldamento globale e il cambiamento climatico. L'ultimo rapporto della IPCC è stato pubblicato lo scorso 28 febbraio e verrà comunque perfezionato in tutto il 2022 e si concentra proprio sugli impatti dei cambiamenti climatici, con temperature che sono già diventate troppo caldi e insopportabili per milioni di persone. Le temperature medie globali sono già aumentate di 1,1 gradi Celsius, mentre l'accordo di Parigi del 2015 fissava l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a meno di 2 gradi rispetto alle temperature medie prima della rivoluzione industriale. Dallo scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia alla distruzione delle barriere coralline, gli impatti legati al clima stanno colpendo il mondo intero, nello scenario peggiore tra quelli che gli scienziati hanno previsto, e con una rapidità inaspettata.
L'ultimo rapporto infatti sottolinea come circa il 40% della popolazione mondiale sia già altamente vulnerabile agli impatti dei cambiamenti climatici, soprattutto l'Africa, che è quella, la nazione che paga le maggiori conseguenze, specialmente in termini di produzione di cibo. Gli scienziati dell'IPCC sottolineano come le grandi città possono giocare un ruolo fondamentale nelle crisi climatiche, per via della maggiore popolazione e per il numero delle infrastrutture, ma offrono al tempo stesso anche una reale opportunità per evitare i peggiori impatti del riscaldamento, con il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili e trasporti e edifici che siano più sostenibili. Gli IPCC lavorano su degli scenari che non sono previsioni, ma sono la rappresentazione di un futuro che guarda alle conseguenze di specifici comportamenti e determinate azioni, un futuro che viene definito a partire dalle scelte che compiamo nel presente. Avanti. Nel 2019, prima che arrivasse il Covid e prima ancora prima della guerra che ci sta travolgendo in questo momento purtroppo, un sondaggio commissionato a livello europeo mostrava come la lotta ai cambiamenti climatici per i cittadini europei apparisse per la prima volta in cima all'elenco delle priorità che il Parlamento avrebbe dovuto perseguire. Avanti. L'obiettivo numero 13 di cui stiamo parlando promuove azioni a tutti i livelli per combattere il cambiamento climatico, che interessa i paesi di tutti i continenti. È una sfida globale che non rispetta i confini nazionali. Per questo è una questione che richiede soluzioni coordinate a livello internazionale e collaborazione. Argomento che questo viene inserito negli interventi di tutti noi. Avanti. Il cambiamento climatico sta sconvolgendo le economie nazionali, con costi alti per le persone, costi che sono destinati ad essere ancora più gravi un domani. Stiamo sperimentando gli impatti significativi del cambiamento climatico, quali ad esempio il mutamento delle condizioni meteorologiche, l'innalzamento del livello del mare e altri fenomeni ancora più estremi. Le emissioni di gas effetto serra, nonostante tutto, continuano ad aumentare. Attualmente sono al loro livello più alto nella storia ed ovviamente le persone più povere e vulnerabili sono anche le più esposte. Le soluzioni accessibili per permettere ai paesi di diventare economie più pulite e resistenti e anche resilienti ci sono, ma è sempre una questione di volontà politica, quello di adottarle o quelle di complicarle. Avanti. Grazie al gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, l'IPCC, sappiamo che dal 1880 al 2012 la temperatura media globale è aumentata di circa 0,85 gradi. Per rendere l'idea, per ogni grado in aumento il raccolto del grano cala del 5% circa. Sappiamo anche che dal 1901 al 2010 il livello globale medio dei mari si è alzato di 19 centimetri, dato che gli oceani si sono espansi a causa del riscaldamento globale e dello scioglimento dei ghiacci. Si prevede però che l'aumento medio del livello del mare raggiunga i 24-30 cm entro il 2065 e di 40-63 cm entro il 2100. Oltre aspetti del cambiamento climatico persisterebbero per molti secoli anche se non vi fossero più emissioni di CO2. Avanti. L'obiettivo 13 porta in sé dei traguardi, ovvero ve ne dico alcuni: rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali, integrare le misure di cambiamento climatico nelle pianificazioni nazionali,
migliorare l'istruzione, la sensibilizzazione, la capacità umana e istituzionale per quanto riguarda l'adattamento e l'allerta tempestiva. E poi rendere effettivo l'impegno assunto dai partiti dei paesi sviluppati da indirizzare ai bisogni dei paesi in via di sviluppo con trasparenza e rendere pienamente operativo il Fondo Verde per il Clima. Avanti. Siamo arrivati all'ultima slide dove ho messo un breve video di 3 minuti che puoi far partire Yolanda. Allora, nel 2021 Google Art lancia una nuova funzione video per mostrare come è cambiata e come sta cambiando la Terra. Questa funzione si chiama Time Lapse. Questa nuova funzione ci permette di osservare quasi 4 decenni di immagini satellitari che mostrano in modo immediato come l'impatto degli esseri umani e dei cambiamenti climatici abbiano profondamente modificato la Terra. Si vedono le drastiche modifiche ai ghiacciai, alle foreste e non solo, ci sono immagini che ritraggono tutto il pianeta. Nessun angolo della Terra, anche quello più distante, impervio e irraggiungibile, è privo di segni dell'attività umana. Per la realizzazione di questa nuova funzione, Google Earth ha collaborato con la NASA, con alcuni enti europei e università. Grazie a queste collaborazioni noi possiamo osservare le immagini delle superfici del pianeta in time-lapse, come abbiamo detto. Time sta per tempo e lapse intervallo. È quella tecnica che riesce a velocizzare i fotogrammi. Ci sono 24 milioni di foto satellitari scattate in 37 anni e raccolte da Google in 4D. Le prove fotografiche mostrate dal time-lapse di Google Earth mostrano un pianeta che negli ultimi decenni cambia più velocemente che in qualsiasi altro momento nel corso dei millenni. Le coste si modificano, le città si espandono, gli alberi spariscono, la perdita degli alberi in Brasile nel 2020 è aumentata di un quarto rispetto al 2019 ed i bacini d'acqua si restringono, così come i ghiacciai si sciolgono e, come stiamo vedendo ora, questa è una immagine di New York in gran parte sommersa. L'intento di questo progetto è quello di rendere visibili a qualsiasi occhio, anche non esperto, il riscaldamento globale per radicare in tutti noi una comprensione oggettiva di ciò che sta realmente accadendo sul pianeta e ispirarci all'azione. La mia presentazione è finita, lascio la parola a Yolanda. Sì, eccomi, mi vedete, sì. Però levo il video perché ogni tanto la connessione è poco stabile, va bene, vi dispiace, non vorrei essere maleducata, ma purtroppo non regge sempre. La presentazione si vede sempre? Sì, continuiamo a vedere la presentazione. Ok, va bene. Allora, l'obiettivo 14 è la vita sott'acqua. Così recita, lo vedete scritto, conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile. Gli oceani, ma tutto ciò che l'uomo utilizza, dall'acqua piovana all'acqua che beviamo, il meteo, il clima, le coste, il cibo, ma anche l'ossigeno e l'aria che respiriamo, sono praticamente forniti e regolati dal mare. Quindi è una simbiosi con tutti gli esseri viventi. Nel corso della storia sono stati e continuano a essere canali vitali per il commercio e il trasporto.
Vediamo un po' di numeri degli oceani. Gli oceani contengono approssimativamente 200.000 specie identificate, ma in realtà i numeri potrebbero aggirarsi nell'ordine dei milioni. Il 91% delle specie oceaniche deve essere ancora classificato e pensare che il 95% dell'oceano rimane inesplorato. Ospita l'80% della biodiversità del pianeta e copre i tre quarti della superficie terrestre. Si vede nel grafico, contiene il 97% dell'acqua presente sulla Terra. Parliamo ovviamente di acqua salata. Ne ha parlato prima meglio Alessandra. Sin dall'inizio della presenza dell'uomo, le persone hanno ricavato del cibo direttamente dal mare, dai mari, sono una risorsa per tutto il pianeta, un bene comune quindi, di fondamentale importanza. 3 miliardi di persone ancora oggi dipendono dalla biodiversità marina e costiera, ne dipendono proprio per il loro sostentamento. Gli oceani assorbono il 25% della CO2. L'assorbimento della CO2 è un servizio che gli oceani ci stanno offrendo, anche se però è un servizio a caro prezzo. E il prezzo da pagare è l'acidificazione degli oceani. Praticamente con l'aumentare della CO2 atmosferica, la sua interazione con la superficie oceanica ne cambierà la composizione chimica con una conseguente acidificazione degli oceani e un fortissimo impatto sulla catena alimentare. L'acidificazione degli oceani consiste in una riduzione del pH dell'oceano per un lungo periodo di tempo e questi cambiamenti nella chimica oceanica influenzano il comportamento degli organismi non calcificanti, quindi riducono la capacità di alcuni pesci di individuare i predatori, mettendo a rischio l'intera catena alimentare. Ma le attività degli uomini stanno creando sempre più problemi. La maggior parte delle radiazioni solari viene assorbita dagli oceani e in particolare dalle acque all'altezza dell'equatore. Le correnti oceaniche funzionano più o meno come dei nastri trasportatori che portano l'acqua calda dall'equatore ai poli e portano indietro l'acqua fredda. Così facendo le correnti distribuiscono il calore e svolgono un ruolo fondamentale per il pianeta. Servono a regolare il clima globale. Oggi più che mai le risorse ittiche sono considerate come semplici merci. L'ocean grabbing, quello che vedete, o meglio l'oceano in vendita, come lo chiama Slow Food, viene considerato appunto, come dicevo, delle semplici merci, invece che un patrimonio comune di risorse naturali. Ed è diventato uno dei prodotti più commercializzati in assoluto, il pesce che ci fornisce l'oceano. I pescatori locali, a danno dei pescatori locali, è stato dato ampio spazio alla privatizzazione, quindi la pesca affidata a grandi aziende. E quello che era il sostentamento per le popolazioni locali è diventato un impoverimento. Scusate. Il riscaldamento. La maggior parte delle radiazioni solari viene assorbita dall'oceano. Il riscaldamento dell'atmosfera provocato dall'inquinamento ha provocato un forte aumento delle temperature delle acque marine, con gravi conseguenze per gli ecosistemi e la fauna acquatica. Nel nostro emisfero alcune specie si sono estinte, altre addirittura hanno dovuto migrare verso nord, dove ci sono acque più fresche. I coralli, invece, sarebbero a rischio estinzione a causa della forte acidificazione degli oceani, che stanno assorbendo troppo carbonio. L'estinzione di alcune specie è dovuta al fatto che l'acidificazione, l'ambiente acido, mangerebbe il guscio, diciamo, chiamiamolo così, di molte specie. E di conseguenza ci sarebbero anche altre mancanze, quindi si interromperebbe la catena alimentare.
Un altro grosso pericolo sono anche la formazione di uragani a cui abbiamo assistito molto spesso in tutto il mondo. Un altro grosso pericolo è dato dalla pesca eccessiva, conosciuta col termine di overfishing. E i governi, soprattutto asiatici ma anche europei, continuano a sostenere con grandi sovvenzioni, fino al limite dell'assurdo potremmo dire, flotte industriali le quali agiscono spesso senza controlli, sempre più lontane dalle acque territoriali. Al di fuori delle prime 200 miglia nautiche di un paese, che è zona di esclusività economica per quel paese, l'accesso alle risorse non è regolamentato. E di conseguenza chiunque dispone di un'imbarcazione adatta può andare a pescare e sfruttare le risorse marine. Quando si pesca troppo in acque profonde si rischia di esaurire la fauna marina, soprattutto perché si pescano anche pesci più piccoli e non si lascia il tempo necessario per la riproduzione. E la rapida espansione e l'affermazione del business dell'acquacoltura negli scorsi decenni hanno fatto sorgere molti dibattiti e importanti questioni. Usano antibiotici e pesticidi, che sono molto inquinanti per le acque, e spesso gli ecosistemi costieri vengono completamente distrutti per far spazio all'acquacoltura intensiva. C'è un aumento della CO2, un aumento dell'acidificazione degli oceani, appunto l'uso di antibiotici e pesticidi, ecosistemi costieri distrutti. E poi arriva la plastica, l'altro problema dei nostri oceani. Da dove arriva la plastica? Vedete questo bambino, è un'immagine utilizzata nel nostro progetto, la plastica sembra non vedersi, ma qualcuno dice, ma siamo proprio sicuri che non ci sia più? Ogni anno vengono buttati negli oceani oltre 8 milioni di tonnellate di plastica, che arrivano soprattutto dai nostri rifiuti che lasciamo in terra e che finiscono nei fiumi, dagli scarichi industriali, dai nostri scarichi domestici, ma anche dalle navi che gettano in mare i rifiuti. Sì, anche dalle lavatrici che avevo messo nella... Sì, anche avevo messo anche i filtri delle lavatrici, abbiamo parlato con i bimbi della produzione delle microplastiche che vengono trattenute, vengono anzi rilasciate dai nostri tessuti che in maggior parte sono di microfibre o sostanze, comunque vestiti che contengono plastiche. Ogni anno vengono prodotti, dicevamo, 300 milioni di tonnellate di plastica e circa 8 finiscono in mare. Parte di questi rifiuti viene portata molto lontano dalle correnti oceaniche e si ammassa in questi enormi vortici, i cosiddetti vortex. Nel corso di questo viaggio, che dura circa 10 anni, i grandi pezzi di plastica si decompongono progressivamente fino a diventare dei frammenti, diciamo, di dimensioni inferiori ai 5 mm. Il risultato di questo processo sono le microplastiche. Ecco, qui vedete la formazione, l'incontro dell'aria, delle correnti fredde e le correnti calde crea questo vortice. Siamo al largo delle coste della California, è la più grande isola di plastica, e le Hawaii. L'avevamo presentato ai bimbi, qui trovate anche i due video, questi evidenziati sono i due video che possono essere visti con i bambini. Praticamente c'è questa visita all'isola di plastica, diciamo così, da parte di alcuni sub che la attraversano, ed è il percorso, è l'isola di plastica in cui si imbatté Charles Moore andando dall'Hawaii alle coste della California, e impiegò mi sembra 8 giorni per attraversarla. Allora, questi sono solo alcuni dati del Great Pacific Garbage Patch. Allora, mi volevo soffermare sulla qualità e il tipo delle plastiche. L'8% è formato da microplastiche, il 13% da mesoplastiche, una via di mezzo, il 26% da macroplastiche e il 53% da megaplastiche, che sono praticamente l'oggetto quasi, quasi completo. E
Le isole di plastica non è solo quella che abbiamo visto al largo della California, ma le più grandi sono le 6 isole di plastica che si trovano negli oceani. Qui ci sono alcuni dati, le vedete. Allora, vabbè, gli oceani quanto occupano? E ogni minuto vengono vendute 1 milione di bottiglie di plastica e ogni anno nel mondo 8 milioni di tonnellate finiscono in mare, di cui il 75% è esclusivamente plastica. Il Mediterraneo, anche lui, fa la sua parte, anzi sembra essere uno dei mari più inquinati, essendo anche un mare chiuso. 700 tonnellate di rifiuti plastici finiscono nel Mar Mediterraneo e il 95% di tutti i rifiuti galleggianti. Allora, una volta defluiti in ambiente acquatico, molti inquinanti di origine terrestre o marina si accumulano ovviamente nella catena trofica e minacciano gli ecosistemi, sia quelli costieri sia quelli di alto mare. In questo schema si può vedere l'impatto, praticamente dalle macroplastiche che vedete, o megaplastiche, le bottiglie, con l'azione meccanica, la fotodegradazione e l'azione meccanica delle onde, delle correnti, diventano, contaminano i fondali, vengono scambiati quando diventano microplastiche per simile plankton, diciamo così, aderiscono alla superficie di alcune piante acquatiche, viene mangiata dai pesci. E il caso studio che abbiamo fatto anche a scuola è il pesce lanterna, un pesce che vive nelle profondità, è un pesce molto piccolo che si nutre di queste microplastiche e, essendo predato, diciamo, da tutti gli altri, in questo modo la microplastica entra nella catena alimentare dei pesci. Attraverso la pesca lo portiamo sulle nostre tavole, ma i pesci che vengono mangiati anche dagli uccelli entrano anche nel loro ciclo. Eccomi qua, la plastica è servita. Dicevamo, arriva nei nostri piatti, sono immagini un pochino così forti, però i dati che abbiamo visto insieme ai bimbi è: ogni settimana mangiamo una carta di credito, ogni mese un mattoncino Lego, quindi 21 grammi, 6 mesi 125, un anno 250, e questa immagine era per dargli l'idea, perché a volte sono bambini di terza elementare e non hanno idea di quanto possa essere 21 grammi o 250. 2,5 kg in 10 anni e in una vita media di 84 anni, mi sembra, 2 contenitori dell'organico o dello sfalcio, quello che si usa nelle case. Altro problema è l'inquinamento petrolifero che mina gli oceani, causato da collisioni navali, navi incagliate, è da molto tempo un problema internazionale abbastanza rilevante. A ciò si sono unite anche le fuoriuscite simili di altre sostanze nocive che stanno peggiorando la situazione, oltre al petrolio. Altro aspetto, non di importanza minore, è l'inquinamento acustico. I rumori del mare disorientano e danneggiano i pesci, turba profondamente quindi il comportamento di alcune specie animali come i grandi mammiferi marini, ed è un'altra questione che sta diventando molto grave. Loro utilizzano queste onde per trovare cibo, comunicare, trovare un compagno, e sembrerebbe che il mare, che è pieno di suoni tipo sonar, sì, praticamente vedete l'immagine dei mammiferi con le cuffie, come per dire fate un po' più di silenzio, le navi, le trivelle o quant'altro frutto dell'attività umana contribuisce a interferire in queste loro comunicazioni fondamentali per la loro vita. Allora, i traguardi che si pone il punto 14, il goal 14 dell'agenda 2030, prevenire e ridurre l'inquinamento marino, anche e soprattutto quello proveniente dalla terraferma. Aiutare, sostenere le economie locali, quindi i piccoli pescatori locali che della pesca e comunque dal mare dipendono, e regolare la pesca cercando di arginare quella eccessiva e anche quella illegale, per ricostruire le riserve di pesce.
Cosa può fare intanto? L'altro obiettivo, l'altro traguardo è aumentare la ricerca scientifica sui problemi del mare. Accanto alla ricerca, diciamo, istituzionale, chiamiamola così, per fortuna abbiamo anche qualche buona intuizione di giovani. Con i bambini abbiamo parlato di questi due giovanissimi che a scuola, erano alle scuole superiori, 16 anni all'incirca, hanno avuto delle intuizioni. E quindi abbiamo Bojan Zlat, che con la sua intuizione, creando queste dighe mobili che vedete in basso, è riuscito, perfezionandola, a trattenere le macroplastiche. Ha fatto un'attività di crowdfunding, ha creato il clean up, Ocean Clean Up, questa che vedete è la loro barca. I link per... come? Sì, la loro nave. Questi che vedete sono tutti i link che potete utilizzare. Il problema però rimane le macroplastiche, cosa fare con le microplastiche? In questo caso abbiamo l'altra intuizione di Fion Ferreira, un altro giovanissimo che ha provato a fare una specie di miscela, una composizione con allora, acqua, olio vegetale e polvere di ferro. Dopodiché, qui trovate il link, lo potete guardare, dopodiché ha inserito un bastoncino con dentro un magnete e è riuscito a ripulire il contenitore dell'85% in media di tutte le microplastiche presenti nel bicchiere. Ovviamente rimane un attimino più indietro il problema del PET, ma era sull'83%, comunque un buon risultato, perfezionabile. Questo anche per mandare un messaggio ai bimbi che chiunque, ognuno di noi, anche se piccolo, può provare, no, ad avere un'idea che potrebbe portarci lontano magari. E poi questo è Charles Moore, di cui ho parlato prima, del Vortex dell'Oceano Pacifico, e il suo libro L'Oceano di Plastica, abbiamo incontrato anche lui. E altro traguardo è creare aree marine protette su almeno il 10% delle zone costiere, e quella che vedete sono le attuali zone costiere presenti in Italia. Per quanto riguarda il punto 15, riguarda l'ecosistema, comunque sia la vita sulla Terra. L'obiettivo è quello di, allora lo leggo, proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, proteggere la vita sulla Terra e la biodiversità. La biodiversità ha un ruolo fondamentale, anzi vitale, per mantenere proprio gli ecosistemi operativi e produttivi, e ha la funzione di stabilizzare anche se il clima globale. Non è altro che la varietà di specie vegetali e animali che vivono in un determinato territorio. Più queste specie sono numerose, più la biodiversità è ricca. La diminuzione del numero di specie... c'è qualcosa? Sì? Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Sì, ti sentiamo. Ah, ok. Dicevo, più la presenza di queste specie è numerosa, più la biodiversità è ricca. Invece la diminuzione del numero di specie viene chiamata perdita di biodiversità. Per capire quanto sia importante la biodiversità, abbiamo studiato il caso del dodo. Praticamente al link trovate sempre tutta la storia. Nel XVI secolo abbiamo un esempio di cosa significhi proprio alterare un ecosistema. Il dodo era un uccello che abitava un'isola africana, le Mauritius. Era incapace di volare perché praticamente sull'isola era il padrone assoluto, diciamo, non c'erano altri predatori, pertanto aveva sviluppato un corpo con ali piccole e molto pesante, non aveva necessità di volare, tant'è che deponeva l'uovo per terra, non avendo paura dei predatori. Poco tempo dopo arrivarono i coloni europei, quindi siamo nel XVII secolo, e il dodo si estinse perché portarono sull'isola l'introduzione di specie non del posto, e introdussero dei predatori che sconvolsero le sue abitudini. Le sue uova, appunto, che deponeva in terra erano il pasto dei predatori, umani compresi. E inoltre era iniziata un'attività di disboscamento che aveva cambiato il suo habitat, quindi l'ambiente in cui viveva,
e lui non fu più in grado di riprodursi. Ma la cosa curiosa per capire quanto l'interdipendenza tra gli esseri viventi di un ecosistema sia importante, notarono dopo diversi anni che una pianta in particolare, che sull'isola delle Mauritius esiste questa pianta, il Tambalacoc si chiama, o albero del dodo chiamato così, e ora capirete il perché, praticamente non c'erano più esemplari giovani, ma gli esemplari esistenti erano praticamente, avevano 300 anni di età, esattamente corrispondeva al momento in cui il dodo si era estinto. Perché si era estinto appunto? Il Tambalacoc aveva questi frutti dal guscio molto rigido, il dodo aveva un becco estremamente coriaceo, diciamo così, e riusciva con il becco a rompere i gusci, consentendogli così di germogliare. Non essendoci più il dodo, questi frutti erano impossibilitati a germogliare. Ecco perché non ci sono più nuove piante di Tambalacoc. E questo spiega come l'interruzione della catena provoca danni irreparabili. Stessa sorte, era un'altra specie vegetale, il silfio, una pianta medicinale del Nord Africa. Le foreste, qui vediamo alcuni numeri, numeri che potrete leggere, ma che sono importantissime perché un miliardo e sei di persone dipende dalle foreste per la loro vita, come avevamo visto per gli oceani, anche qui è indispensabile per la vita di alcune popolazioni. Ci vivono 300 milioni di persone, tra queste ultime 60 milioni sono indigeni. E 10 milioni di persone lavorano proprio nella gestione delle foreste e nella loro conservazione. Che cosa ci forniscono le foreste? Innanzitutto il sequestro di carbone, una parola che mi è garbata, servono a mantenere il carbonio, a proteggere dalle inondazioni, da frane, valanghe, desertificazione e a fornirci acqua, medicine, colture e pesce. Le foreste. Aspettate un attimo. Lo vedete voi, sì? Sì, sì, sì. Sì, vediamo. Va bene. Costituiscono, dicevamo, appunto, contengono, fanno da habitat oltre l'80% di tutte le specie terrestri, di animali, piante e di insetti che ci sono. Appunto, queste sono le persone che dipendono esclusivamente dalle foreste per il loro sostentamento. Cosa ha creato l'uomo in queste foreste che sono indispensabili per noi? Ha iniziato a deforestare, come abbiamo visto, quando i coloni arrivarono sulle isole Mauritius, per le loro attività hanno cominciato a deforestare. La deforestazione in molte parti del mondo, diverse foreste non esistono più. La cosa più importante è il ritmo con cui stanno distruggendo le foreste pluviali in Brasile e in altre parti del pianeta. E nel corso dei millenni gli esseri umani hanno disboscato sempre di più per dar posto a città, villaggi, strade e campi coltivabili, anche per ricavare legname da costruzione ad ardere. Altro fenomeno importantissimo è il land grabbing. Praticamente è il furto di territori, appunto, alle popolazioni che si mantengono con i prodotti della terra. Ovviamente, come per la pesca, l'ocean grabbing, il land grabbing, è fatto a scapito delle popolazioni locali a vantaggio dei grandi interessi, delle grandi aziende, delle coltivazioni intensive. L'alterazione degli ecosistemi, come stavamo dicendo, un'altra nota dolente è il bracconaggio. Il traffico delle grandi scimmie e di altri animali selvatici
è l'attività criminale globale che sta spingendo la maggior parte delle specie animali più a rischio sull'orlo dell'estinzione. Il commercio illegale di animali selvatici, oltre a contribuire alla perdita della biodiversità, provoca anche immense sofferenza agli animali che vengono sottratti al loro ambiente naturale, uccisi o tenuti in cattività in condizioni terribili. A causa delle attività umane, oltre 31.000 specie sono minacciate di estinzione, rappresentano il 27% delle oltre 116.000 specie riportate dalla lista del IUCN. Come vedete, il 39% delle specie terrestri, questi sono dati dal 1970 al 2010, il meno 76% delle specie d'acqua dolci e meno 39% di specie marine. E qui poi c'è una tabella che nello specifico, diciamo, ci dà il confronto con ogni 20 minuti nel mondo aumentiamo di 3.500 vite umane, diminuiamo di una o più specie, 27.000 specie in meno ogni anno. Inquinamento del suolo. L'attività estrattiva, comunque la ricerca e l'accaparramento delle materie prime porta l'uomo a non curarsi, diciamo, a non avere riguardo dell'ambiente e a pensare al suo futuro, al suo come essere umano, ma neanche a quello della Terra. E quelle che stiamo vedendo sono le foto, le immagini del lago di Baotou in Cina, ne abbiamo parlato con i bimbi, e praticamente l'attività, diciamo, di estrazione delle terre rare, di cui noi abbiamo fatto un attimo un excursus con i bimbi, abbiamo affrontato e visto tutti i problemi che portano, per l'estrazione del coltan, in particolare utilizzato nei nostri telefonini, utilizzano varie, per l'estrazione di una tonnellata di materia, producono una tonnellata e quattro di sostanze radioattive, con conseguente inquinamento delle falde del terreno. Quello che vedete è un'immagine dal vivo di questa città sul confine, sullo skyline, qui non si vede, ma c'è pieno di queste attività estrattive, e questo qui è il lago artificiale, ovviamente, che rende l'aria irrespirabile e altamente tossico per la presenza del torio radioattivo che c'è in quella zona. Siccità e desertificazione. Riflettiamo un attimo su che cosa viene. Ne ha parlato prima Alessandra, mi sembra, in maniera abbastanza dettagliata, ma per avere un numero, per avere consapevolezza di quello che combiniamo, diciamo così, pensiamo che diventano, a causa della siccità, i territori desertificati sono 23 ettari al minuto e corrispondono a 20 milioni di tonnellate di cereali in meno. Allora, i traguardi dell'obiettivo 15, arrestare la distruzione della biodiversità di cui ho parlato e quindi riuscire a attuare programmi di protezione delle specie a rischio di estinzione, arrestare la deforestazione e aumentare il rimboschimento, mettere fine al bracconaggio, quindi alla caccia illegale e al commercio anche del legname protetto, cioè quello vietato abbattere, per cui alcune specie sono protette anch'esse. E aiutare soprattutto i paesi più poveri a conservare le proprie foreste, quelle che abbiamo visto sono fonte del loro sostentamento, e fare in modo appunto che i governi mettano la protezione della biodiversità nei loro progetti nazionali, locali, e aggiungerei di partnership con gli altri, perché nessuno si salva da solo, potrei aggiungere. Concludo con una frase di Paulo Freire, l'educazione non cambia il mondo, da insegnante mi garbava, non cambia il mondo, cambia le persone che cambieranno il mondo. Grazie. Grazie.
Un intervento interessantissimo come tutti quelli di oggi. Non so se qualcuno ha domande. Sì, io volevo fare alcune domande, perché l'altra volta, anzi le volte precedenti, sono state tutte interessantissime, ma anche quella sulle terre rare ci ha portato via un po' più di tempo e quindi non ho avuto modo. Però sono domande anche che sono, come dire, generali, nel senso che vanno a toccare un pochino tutto l'argomento in generale, quindi non volevo neanche essere fuori tema. A meno che voi non ci diciate che nell'ultima puntata, quella che dobbiamo recuperare, non ci sia uno spazio per toglierci gli ultimi dubbi e come dire, e fare delle domande specifiche. Ditemi voi se abbiamo ancora un attimo di tempo. E questo ce lo devono dire quelli che hanno presentato oggi, perché ovviamente sta a loro rispondere alle domande e capire quanto tempo contano di dedicarci. Certo. Io provo a fare la domanda. Sì, sì. Poi sì, proviamo la domanda. Sì. Scusate. Allora, la prima volevo chiedere la conferma se tutto questo preziosissimo materiale, scusate la voce, ma abbiamo fatto una fiera in Valle d'Aosta di 2 giorni, siamo senza voce. E, se tutto questo preziosissimo materiale ci date l'autorizzazione ad usarlo anche nelle classi dove andiamo a fare educazione ambientale, sia con i bimbi della primaria che con i ragazzini della secondaria di primo grado. Ecco, volevamo solo avere proprio la conferma per non rischiare di usare il vostro materiale impropriamente. No, assolutamente, non ci sono problemi, l'abbiamo messo a disposizione. L'unica cosa, ve l'ho detto, le immagini non sono prive di, ce l'ho prese da internet in maniera spudorata, a volte aiutano, e purtroppo su Pixabay, che è quello che utilizzo per che è libero da diritti, molto spesso non avevo immagini, quindi ve lo dico, al limite citatelo, prese da Google, ora tutte le origini non le so, comunque sono fonti istituzionali, dati, tabelle, tutto il resto. Grazie. Ve lo dico per quello. I video sono link di YouTube, quindi certo, dei siti istituzionali. Grazie mille. Poi volevo anche chiedere se Rifiuti Zero, come organizzazione, ha del materiale a disposizione, eventualmente anche a pagamento, con delle attività didattiche mirate per le fasce di età differenziate, perché ci troviamo anche noi come associazione di volontari a fare degli interventi sia nella scuola dell'infanzia, sia nella scuola primaria, le medie inferiori e le medie superiori. È chiaro che abbiamo la necessità di differenziare, no? La tipologia di intervento, e quindi volevamo capire se eventualmente, non per non perdere tempo, ma perché se ci fosse qualcosa già di pronto, di preparato, sarebbe, diciamo, un peccato non utilizzarlo. Allora, capire un po' se avevate già voi delle proposte o delle attività didattiche, dei giochi per fare anche la raccolta differenziata, per far giocare. Noi usiamo molto il gioco con i bambini proprio perché non diventi una lezione frontale, diciamo, soporifera, no? E quindi chiedervi, ripeto, non necessariamente gratuitamente, anche dando un contributo, se c'è la possibilità di accedere già del materiale già pronto, magari proprio, come dire, marchiato zero waste. Risponde sempre su Rifiuti Zero, non hanno materiale specifico per la scuola, almeno che quello che avete visto sono i 5 argomenti che abbiamo fatto sperimentalmente, diciamo, quest'anno a scuola, parliamo di terza, quarta e quinta.
però le posso dire che ci sono dei materiali. Allora, uno è sul sito OICOS, comunque se vuole posso fornire una sorta di bibliografia, ecco. Grazie. Oppure sono anche dei manuali e sono divisi parole ostili, alcune cose, e altre cose, ora non me lo ricordo l'altro, però lo mando, al limite lo mando a Caroline e ve li manda. Anche in fondo a ogni presentazione noi avevamo sempre una specie di bibliografia, chiamavano così, o cassetta degli attrezzi con dei video, no, dei video, dei documenti di supporto che si trovavano man mano. Abbiamo fatto per esempio il percorso della vite, la vite e i bulloni intendo, abbiamo aggiunto quello della carta e l'alluminio, nel senso se uno volesse utilizzarne un altro perché gli è più confacente per il lavoro che fa, può utilizzarlo. Per la materna noi stiamo facendo semplicemente un lavoro di con il nido che abbiamo sotto la nostra scuola sotto la scuola elementare, un progetto chiamavano di continuità ambientale, condividiamo un giardino e pertanto stiamo facendo delle piccole attività con i bimbi di 2 anni e mezzo, i nostri bimbi, anzi si dividono delle storie che riguardano l'ambiente, abbiamo fatto il mondo delle api, abbiamo delle storie da leggere al Kamishibai presentate dai nostri bimbi più grandi e poi una piccola attività di piantare e poi trapiantare nel giardino comune, chiamiamolo così, di cui ci prenderemo cura tutti insieme. Gli altri materiali ve li posso fornire oppure sul sito della scuola, ora non è per fare pubblicità, però li abbiamo messi lì, c'è il Cinque Roni Lammari, abbiamo fatto una sezione l'anno scorso che si chiama c'è la bandiera dell'Italia, educazione civica, e dentro abbiamo fatto 4 macro contenitori con dei link da cui ognuno può trovare dei materiali, ecco, diciamo. Per ora già proprio divisi non ne abbiamo, no? Quello dell'impronta ecologica lo stiamo predisponendo perché tra dei nostri 6 progetti non è stato scelto dalle classi e quindi non è stato sviluppato in pratica. Grazie mille. Aggiungo che non so se ci riusciremo, però dallo sviluppo di questo progetto Terra Maestra cercheremo di ricavare una sorta di pubblicazione interna, non necessariamente per essere disponibile sul mercato dell'editoria, ma come momento, diciamo, conclusivo che cerca di raccogliere un percorso che dura ormai da diversi mesi e che attraversa in modo, diciamo, trasversale le diverse discipline. Il linguaggio è necessariamente un linguaggio molto semplice, ma poi può essere adattato anche per livelli di apprendimento più, diciamo, complessi come quelli delle scuole medie, delle scuole superiori e così via. Anticipo che se ce la facciamo nel corso dell'anno che stiamo vivendo, cioè nel 2022, avevamo tentato di prevederlo già prima dell'estate, poi in realtà non ce la facciamo a seguire tutto quello che ci passa e ci coinvolge profondamente, che ci passa davanti, è un corso di formazione dedicato alla formazione degli insegnanti relativamente proprio alle questioni ambientali, a partire insomma dalle questioni che più ci riguardano direttamente in termini anche di conoscenza, che è quella dei materiali di scarto, insomma dei cosiddetti rifiuti. Questo è quello che sono convinto che il mondo dell'editoria già adesso presenta degli elementi che possono essere declinati sul versante scolastico, ma credo che molti prodotti, molti strumenti verranno alla luce proprio in questo momento un po' di concepimento, no? Con l'ingresso della disciplina trasversale dell'educazione civica, che è legato soprattutto all'educazione ambientale e alla digitalizzazione, che a loro volta possono essere considerate molto collegate tra loro. Ecco, credo che un occhio di riguardo dovrà andare e di stimolo anche a questo mondo, perché non passino o comunque entrino in circolo prodotti di qualità che non banalizzino e nello stesso tempo però che non siano per pochi addetti ai lavori, ma che siano costituiscano un'operazione di divulgazione, di disseminazione
così necessario per noi all'interno del mondo della scuola. E io stamattina, e vi concludo, vi lascio con questa mia riflessione, riflettevo ulteriormente sul fatto, no, sulla provocazione di Greta Thunberg che non va a scuola, ha detto la scuola non ci serve a niente, una scuola fatta così non ci serve a niente. Ecco, io ovviamente forse l'ho anche detto nell'altro incontro o comunque in uno degli incontri a cui ho partecipato, non posso condividere radicalmente questo pensiero, ma dal punto di vista della provocazione è legittimo. Cioè questa scuola che insegna cose che non hanno ricadute nella presa di coscienza della priorità di tutte le priorità, che la questione ambientale deve essere profondamente modificata nei programmi. Io l'altro giorno ho ricevuto una scuola superiore tecnica che studia, che prepara i ragazzi all'informatica, non conoscevano le terre rare. Una scuola così deve andare solo, non me lo fate dire. Ecco, quindi stampo anche a noi, con le esperienze che facciamo, con le esperienze che fai, per esempio, su ti do del tu perché ti conosco, ci conosciamo da molto tempo con grande e proficua soddisfazione, formalizzate il lavoro che fate, perché deve diventare un qualcosa di scritto da patrimonio. Condividere, sì, un patrimonio scritto da mettere in circolo in modo open source, non perché sia il prodotto di carriere o sia scolastico o di altro tipo. Ecco, c'è bisogno nella scuola di sperimentare e di mettere a disposizione questa sperimentazione. Noi come Zero Waste Italy ovviamente siamo grati a Europol, che questa esperienza ci servirà, estrarremo da questa esperienza, poi ne parleremo con gli amici di Europol, come estrarre al massimo il prodotto derivante da questi incontri che forse voi avete un po' subito, ma che poi vi invitiamo a rimanere in contatto, magari potremmo anche diciamo riportare alla luce proprio per estrarre da questi incontri anche degli strumenti. Degli strumenti che però, ripeto, non è una disciplina consolidata purtroppo, ecco, quindi c'è il bisogno di passare dalla materia vivente che noi stiamo mettendo in circolo a una materia più selezionata, formalizzata in modo tale che magari non si facciano gli errori che sono stati fatti precedentemente. Grazie Rossano. Allora ne approfitto a fare ancora una domanda, poi mi passo. Una anche io. Come grazie, allora, velocissima. E a proposito di scuola, siccome io invece credo molto appunto nella scuola e nella formazione, perché da lì stiamo passando e vedendo i migliori risultati, no? Perché come dicevi tu una volta, e più di una volta, metti un bimbo, no, in una famiglia e hai un vigile nella società. E chiedevo se la collaborazione con l'Accademia Mediterranea, che ho visto appunto che avete promosso, prevederà dei corsi di formazione o dei corsi di laurea a cui stiamo guardando con interesse. Ti ringrazio tra l'altro perché ci permetti di condividere anche questo percorso che sta creando entusiasmo, a cui ho tenuto particolarmente, ma che diciamo è stato possibile grazie a un grande coinvolgimento addirittura internazionale. L'Accademia ha lo scopo di connettere, di tentare di creare un ponte tra i saperi diffusi, i saperi informali, i saperi dal basso, come quelli che noi stiamo producendo a partire dalle nostre classi, con i saperi codificati, certificati, no? Qualcuno li ha. Stiamo collaborando con dipartimenti, uno di questi è il Dipartimento di Scienza della Formazione di Firenze, quindi con professori che lavorano sulla pedagogia e la didattica, e quindi a loro chiederemo di come vedono la possibilità di dare una cornice sempre più vivace da un lato, ma anche rigorosa dall'altro, in modo tale da condizionare in positivo il dibattito della didattica italiana.
Io credo da questo punto di vista di essere, sono abbastanza positivo, visto la reazione, sono stati i professori del Dipartimento di Design che 10-15 giorni fa, adesso ho perso un po' la nozione del tempo, tornando dal Brasile, ma gli studenti erano entusiasti di questi input, formulati proprio sgorganti dalla pratica quotidiana, ragionare sui prodotti, sugli imballaggi, ma hanno fatto andare, hanno voluto, tra poco mi facevano perdere il treno, presentarmi nel loro laboratorio i materiali su cui stanno lavorando, sono nuovi materiali. Ecco, tutto questo è molto stimolante e molto positivo. Certo, la fatica è di riuscire a trovare il tempo per tutto, perché siamo diciamo subissati da tantissime richieste e questo non ci permette di poter stare diciamo 24 ore su 24 a concentrarsi per mettere a disposizione il meglio. E quando si parla di cultura, si parla di didattica, dobbiamo essere scientifici e non approssimativi. Tra l'altro anticipo che chiederò ad Europol di lavorare insieme anche per garantire i crediti formativi che verranno poi erogati, che verranno condivisi da questo progetto di Accademia Mediterranea, e chi volesse aderire al comitato promotore, che già ha più di 50 aderenti tra attivisti, professori, accademici e anche professori di scuole superiori, di scuole elementari e così via, davvero ci darebbe una mano, perché sta nascendo la scienza ambientale, la stiamo scrivendo noi che siamo qui, non noi di Zero Waste Italy, noi e purtroppo anche voi che siete un po' costretti, anche troppo, ad ascoltare, insomma. Grazie mille. Grazie a te, Gianna. Allora, chiedevo se è possibile fare la domanda, non so se è troppo tardi. No. Allora, intanto... Se me può farla, poi... Intanto una battuta con Rossano che ha... Caroline, che ha in mano le chiavi della... No, dicevo, ha davanti 40 miei ragazzi alla scuola, per cui la stanno ascoltando, per cui con la battuta che la scuola non serve a niente, chiaramente ci sta assolutamente tutta la provocazione. No, la domanda che volevo fare, diciamo che l'ONU con questa agenda chiaramente dimostra di avere consapevolezza dei problemi, dei gravi, gravissimi problemi che ci sono. Però poi vediamo appunto che le urgenze diventano improvvisamente altre. Nel giro di pochissimo noi abbiamo aumentato le spese militari e abbiamo preso questo impegno di aumentare le spese militari al 2% del PIL, che chiaramente non sono soluzioni che in qualche modo vanno verso quello che è la risoluzione dei problemi dell'Agenda 2030. Quello che vorrei cercare di capire è: esiste qualche segnale positivo, non solo dal basso, perché mi pare aver capito che i segnali positivi sono solo dal basso in questo momento, ma anche nelle altre sfere, affinché ci sia davvero un cambio di rotta da questo punto di vista? Perché a me sembra veramente che, guardando come ragionano i nostri governanti, stiamo veramente andando verso il baratro a una velocità veramente velocissima, e non mi sembra di percepire reali cambiamenti da questo punto di vista. Anche l'ONU giustamente fa un piano necessario, un'agenda necessaria, ma non vedo al momento un reale cambio di marcia da questo punto di vista. Non so se Rossano mi può dare qualche, chiaramente anche gli altri relatori mi possono dare qualche segnale positivo anche da questo punto di vista. Sì, positivo, non ci facciamo prendere dallo sconforto, non abbiamo alternativa a essere positivi, e ci sono buoni motivi per essere positivi. Però il problema vero è della percezione politica. Abbiamo visto, se posso darti del tu, perché siamo tra colleghi, quindi tu hai introdotto una questione che
pesante, come un macigno, no? L'elefante che ti entra nella camera. Dopo il Recovery Fund, dopo il PNRR, dopo il Covid è sparito. Ora si parla di riarmo, ora si parla se vuoi la pace prepara la guerra, cioè tutti si sono messi l'elmetto. E il problema vero è di questa labilità che è prodotta dal business as usual, cioè tocchiamo con mano in questi giorni riarmo è una cosa odiosa, lo posso dire che... Rossano, perché è stato il Papa a definirlo odioso questo riarmo, no? Cioè oggi noi dobbiamo investire nell'agenda ONU, altrimenti noi discordiamo, ma il clima sta distruggendo, cioè chi viene in camera, se noi non agiamo, è il clima, è il problema dell'ambiente, è il problema degli oceani che verrà a bussare alle nostre porte, ecco la positività. Però la politica è anche la scuola. Tende a tenere fuori le questioni perché sono scomode e invece noi con grande ostinazione illuminista e da educatori e da insegnanti, perché siamo anche pagati per questo, magari siamo pagati male però siamo pagati, dobbiamo mettere queste conoscenze a disposizione dei nostri alunni. La priorità, la madre di tutte le questioni è la questione ambientale, non si scappa. Rossano, ti abbiamo perso. Non ti sentiamo. Sembra che abbiano perso la connessione e siano usciti dall'incontro. Comunque mi è sembrato una risposta chiarissima, spero che abbia potuto essere soddisfacente per il professore Lanzi e al massimo risponderà nuovamente al prossimo incontro. Diciamo che è andata la linea. Va bene, scusate, ma è saltata la linea. Stavo dicendo, manteniamo la barra dritta, non ci facciamo distogliere da quelli che sono, perché ogni settimana c'è un tema che è fordante. Noi siamo ritornati come nel gioco dell'oca a parlare di cose che negli ultimi 3 anni erano scomparse dall'agenda politica. Purtroppo stiamo parlando della guerra. Ecco, però attenzione, perché poi torneremo a parlare del clima. Poi torneremo a parlare dei rifiuti, poi torneremo a parlare di quei problemi che quindi noi investiamo, abbiamo lucidità e sono convinto che la rivoluzione ecologica sia più vicina di quanto sembra. Io credo che siamo al bivio, ne ho parlato a lungo, non esiste un piano C, il piano dell'inerzia non porta da nessuna parte se non verso qualcosa di ancor peggiore, ammesso che sia possibile. L'unico piano alternativo è quello di rivedere complessivamente il nostro modello, passare dal modello lineare al modello circolare. Non esiste una terza via. Certo, il problema è anche il tempo. Non è che è una partita a scacchi, abbiamo poco tempo e quindi dobbiamo giocarcela sul piano dell'ecologia della comunicazione, dobbiamo essere efficacissimi nel disseminare, nel trasferire le conoscenze e quindi io spero che da questi incontri nasca una sorta di start-up di persone che si mettono in rete per massimizzare il contributo di formazione dei ragazzi, perché i ragazzi vogliono il cambiamento. I ragazzi non solo necessitano il cambiamento, ma il cambiamento lo vogliono perché nel 2050 avranno 40, 35 anni. È inevitabile che dobbiamo andare in quella direzione. Pensate.
pensare un percorso diverso non è possibile. Quindi manteniamo lucidità, non aspettiamo che siano gli altri a fare le cose, non le dobbiamo fare noi. Poi dobbiamo attivare, noi dobbiamo essere facilitatori e insegnare ai ragazzi a facilitare la comunicazione. Spesso la nostra comunicazione è un po' come un tubo che perde acqua e quindi perde d'efficacia. Ecco, l'acqua deve arrivare completamente a destinazione, allo sbocco al mare, oppure facendo un altro esempio, è come l'arco, la freccia deve arrivare al centro, non può fare giri larghi. Poi dobbiamo anche noi che siamo un po' i facilitatori, che in questo momento probabilmente percepiscono una responsabilità speciale, dobbiamo anche sapere che forse ogni tanto bisogna anche arrivare in modo tempestivo, che bisogna anche accettare qualche compromesso, ma sempre valutando che la freccia deve raggiungere il bersaglio, e il bersaglio è far pace con la natura. Posso fare un intervento? Prego. Buona giornata, sono Carlo Gelo. Volevo complimentarmi col gruppo di lavoro, o meglio, prima di vedervi all'opera tutti insieme, oggi dicevo un gruppo di lavoro, però secondo me ormai siete una squadra, perché la squadra è diversa dal gruppo. Quando un gruppo diventa squadra vuol dire che è come lavorare a memoria, cioè, vi conoscete ormai fin troppo bene e quindi vi rispettate reciprocamente abbastanza bene. E ho apprezzato il modo in cui avete costruito oggi la presentazione. Ecco, io avevo sentito parlare di voi, ma avevo letto qualcosina, però non avevo avuto tempo per dedicare. E l'opportunità mi è stata data da Europol, che infatti mi ero iscritto, ma per motivi di salute ero stata impossibilitata a seguire le vostre lezioni. E dopo aver recuperato, perché ero stato davvero male per motivi di vaccini, delle vaccinazioni, ho avuto dei problemi seri, mi sono ripreso e fine settimana sono riuscito a recuperare i vostri lavori con l'aiuto di Caroline che è qui. E devo dire che, visto che era sabato e domenica, li ho riascoltati due volte, almeno quelli che ho fatto, poi questa è stata, e quindi ho apprezzato moltissimo il binario su cui vi siete messi, quello dell'empowerment. Perché? Perché è una tematica che io uso abbastanza anche con gli studenti, li sollecito molto a guardarsi dentro, non a guardarsi soltanto intorno, ma a sapersi guardare dentro e a prendere delle decisioni. Io lavoro con delle classi che sono al primo anno in università e vi posso assicurare che il primo anno è un anno delicato, perché lasciano la scuola superiore, arrivano in un altro ambito che ha un'organizzazione del tutto ben diversa, ma la cosa grave è pure che tanti arrivano ma non sono ben consapevoli del corso di studio che vogliono fare, col rischio magari di perdere uno se non due o tre anni prima di decidersi a modificare. E quindi il lavoro che io faccio, e non a caso sono stato inserito in un gruppo di lavoro che si interessa di tematiche sull'innovazione didattica, che
con i ragazzi e con le ragazze si cerca di lavorare su di loro, su far sì che si possano conoscere e possano confrontarsi con loro stessi prima di confrontarsi poi in quello che sarà il gruppo e che poi diventa squadra. Ho la fortuna di lavorare con un terzo di studenti che sono studenti stranieri, medio orientali più o meno. Ecco, i primi anni c'erano pochissimi, solitamente c'erano due israeliani oppure un palestinese o meno di quelle zone lì. Poi negli anni c'è stata una crescita fino a far sì che già l'anno scorso 10 studentesse e studenti che, conoscendo poco anche l'italiano, hanno necessità, per non demoralizzarsi, le famiglie lontane e così via, di entrare nel gruppo per contribuire. E devo dire che questi giovani e queste giovani capiscono, anche se il problema lingua è relativo, danno delle soddisfazioni alle loro famiglie e nello stesso tempo scatta la famosa inclusività che porta i ragazzi italiani ad aprirsi, ad avere pazienza, a saper aiutare quelli che hanno più bisogno di essere aiutati, e questo è di stimolo alle ragazze e ai ragazzi stranieri di sentirsi, il fatto di sentirsi accettati li motiva ulteriormente, quindi questo è importante. E per questo dicevo, la tematica dell'empowerment mi ha molto colpito, perché anch'io cerco di svilupparla e di portarla avanti in ambito accademico, ecco. E quindi volevo farvi questo complimento perché il fatto di essere già una squadra, davvero, ora avete anche degli impegni da onorare, perché è come non avere più alibi quanto poi si cresce e si dice, beh, ora è giusto che io dia per il prossimo, e lo state facendo in un modo eccellente, complimenti allora, eh? E con l'occasione mi farò vedere perché per dare magari anche una mano, va bene. Puoi parlare, sì. Va bene, grazie. No, stavo dicendo, se non c'è nessuno che parla, volevo ringraziare, come ti chiami? Carlo. Volevo ringraziare Carlo e sì, ci siamo e magari anche tu dacci una mano, tieni stretto contatto sia con Aeroport che con noi. Ok, bisogna davvero stare insieme, connettersi, non lo farà nessuno al posto nostro. Grazie mille. L'esempio già lo state, voi già lo date comunque, ecco, già è importante, e gli esempi sono utilissimi, ecco, e come se servono. Cioè, l'importante è non lavorare per gli altri, ma far sì che gli altri imparino a lavorare per se stessi, perché già lavorare per se stessi significa lavorare per gli altri, Anche questo, c'è questa duplicità, Lavoro per me, ma il fatto di lavorare per me, lavoro anche per l'altro, per chi mi sta intorno. Quindi è stata una gran bella esperienza, e quindi aspettiamo con passione anche l'ultima, quella da recuperare. A proposito, è già prevista una data per il recupero, anche solo orientativa? Sì, avrete a breve una comunicazione ufficiale per email, però ovviamente, visto che questo è registrato, non possiamo dare date